mobilità elettrica a Verbania, il comune ha pensato non solo per quanto riguarda le piste ciclabili e le colonnine elettriche, ma anche una barca che solcherà il nostro lago, la nostra riserva e i nostri fiumi. Qui siamo nella riserva naturale del Fondo Toce, che è stata istituita dalla Regione Piemonte nel 1990 con l'intento di tutelare l'ultimo tratto del fiume Toce, compreso la parte di lago davanti alla sua foce, e in cui c'è il canneto, uno dei canneti più grandi del Lago Maggiore. È una zona che è anche parte di Rete Natura 2000 europea, sia come zona speciale di conservazione per gli uccelli, sia come sito di importanza comunitaria per gli habitat contenuti in essa, che sono habitat legati all'ambiente di fiume e di lago. L'imbarcazione è stata acquistata grazie a un progetto europeo Interreg denominato Movster e sostenuto anche da ANCI Piemonte per quanto riguarda la navigazione all'interno della riserva di Fondo Toce tra il canale e il fiume Toce. A settembre la barca è a disposizione per le visite guidate all'interno della nostra riserva di Fondo Toce.